Ciao a tutte ragazze, allora oggi farò un video per farvi vedere come io realizzo la French, perché molte di voi, dopo aver visto il video della French Shade, molte di voi mi hanno contattato in privato e mi hanno chiesto se posso fare un video per far vedere il metodo che uso io per fare la French. Allora, una volta fatta la struttura, scusate, un vetro della mia cucina che stava per rompersi, una volta fatta la struttura, l'ho limata e baffellizzata, quindi la superficie deve essere perfettamente liscia e baffellizzata. Cosa faccio? Con un gel bianco, io uso il Pure White di Passione, secondo me è molto adatto per questo lavoro, ed un pennello con la punta arrotondata. Vado a delineare, a fare la mia French. La faccio in una maniera molto grossolana, perché poi andrò a definirla. Quindi faccio la mia French. In questo modo. Ora cosa faccio? Sempre con questo pennello lo pulisco su un pad che avevo già bagnato con del cleaner. Qui, come vedete, esce del blu perché ho sbagliato pennello quando mi sono fatta le unghie. Ho usato questo che uso per la French. Quindi esce ancora del blu. Quindi bagno il pennello sul pad. Vado a delineare la mia French. Io adesso sto un po' scomoda, spero che venga bene ugualmente. Aspettate che metto bene a fuoco. Ok. Purtroppo sto scomodissima, ragazze, perché ho il telefono davanti alla faccia e non vedo un tubo. Quindi faccio anche l'altro lato. Vado in lampada. Andrò in lampada solo 5 secondi perché questo è un gel fast. Quindi in 5 secondi, scusate, è già asciutto. Quindi dopo 5 secondi, sono fuori dalla lampada, pulisco un po' queste strisce blu che ho lasciato e vado a sigillare. Io adesso stavo un po' scomoda, quindi non è venuta perfetta, però quando lavorate sulla cliente, che comunque non avete davanti il telefono, andate tranquille. Questo è un metodo veloce. È facilissimo. Vado a sigillare. Torno in lampada. 30 secondi sempre. Questo sarà il risultato finale della French. Se vi è piaciuto lasciatemi un like, se il mio metodo vi piace, se lo conoscevate già, se già lo usavate anche voi. Seguitemi su TikTok, mi raccomando, e su Instagram, io vi aspetto e vi mando un bacione. Ciao a tutti, alla prossima!